Ok, signore e signori, buonasera. Questa volta è un evento particolare per il nostro programma, un'intervista a misura d'artista, in quanto siamo veramente in una posizione particolare. Noi ci trovavamo a Valencia per visitare il Museo della Scienza e della Tecnica e di ritorno abbiamo fatto un viaggio particolare che stiamo vedendo dove siamo e vogliamo poi scoprire in particolare come mai siamo in questa posizione, perché io voglio farvi conoscere un artista particolare che è qua presente con me, a cui dedicheremo questa puntata di un'intervista a misura d'artista. Comincio a farvelo inquadrare, ecco qua Vincenzo. Ciao Vincenzo, Ciao, come stai? Ecco, bene, benissimo. noi non abbiamo ancora detto dove siamo, perché io sto tornando da Valencia, dal Museo della Scienza e della Tecnica, e sono salito con te in questa, chiamiamola così, imbarcazione. Di preciso dove siamo, Allora, Vincenzo? adesso siamo in viaggio per il ritorno di Cagliari, per andare a Cagliari, praticamente, no? Quindi rientro a casa, perché io abito a Cagliari, vivo lì, lavoro lì e quindi è l'ultima serata. Questo mi dispiace un pochino perché comunque in crociera, insomma, Ecco, non l'abbiamo ancora detto, siamo in crociera sulla nave Costa, esatto? Costa Pacifica. Quindi tu qui, se però sei stato un grande protagonista di un evento che è stato organizzato dalla Costa, qui in questo teatro che io sto facendo inquadrare ai nostri telespettatori. Un bellissimo teatro, stiamo guardandolo nella sua completezza, grandi platee, un grande salone. Ecco, allora adesso arriviamo a questo evento a cui tu sei stato protagonista, Vincenzo. Raccontaci cosa hai fatto di particolare. Ma diciamo che è una bella pensata, una bella esperienza, perché comunque cantare in un teatro vi garantisco che è molto molto bella, molto bello il teatro, vero? E quindi È stata la selezione per The Voice, sì, diciamolo, no? diciamo, c'era una cinquantina di persone, siamo stati prescelti in sette, per cui poi ieri sera c'è stata proprio la Ecco, non finale. diciamo com'è andata, cominciamo No, invece a però parlare un po' di te, sì, perché tu sei un certo. cantante ormai da tanti anni, è vero, a Cagliari? Sì, l'ho fatto per 30 anni, sì, ho fatto una bella esperienza comunque con vari artisti, comunque, Ma avevi sì. una tua orchestra, Vincenzo? Com'è? Avevi una tua orchestra o... Avevo, inizialmente avevo una mia orchestra, poi con i tempi dell'orchestra, quando si suonava così nelle piazze, poi naturalmente è passato un po' la moda, se vi ricordate bene, Esatto. di qualche anno fa, delle orchestre in piazza, ma il piano bar. Quindi da lì poi passai al piano bar. Sei passato al piano bar, quindi cantavi da Quindi solo? cantavo, no, in due, sempre in due eravamo, perché, e quindi Ecco, parliamo un po' del tuo genere di canzoni che esegui nelle tue serate. ma diciamo che sono canzoni che vanno dagli anni 60 ad oggi, sono canzoni che le più richieste, diciamo così, no? Per artisti, tra virgolette, Ecco, facciamo quindi. il nome di qualche canzone che tu esegui alla grande, che comunque il pubblico ti chiede. Ma diciamo così, non so, ogni persona, ogni artista ha il suo genere, come dire, più che gli si addice, no? Io ho la fortuna con la voce che mi ritrovo di passare da un artista all'altro, Ecco, sei tipo completo, eh. da non so, da Cocciante come si chiama lì? Quelle che hai sentito prima, Ah sì, sì, a alla Bocelli, Bocelli, grande. quindi avere queste Ecco, ma possibilità. tu mi hai fatto sentire Bocelli, vogliamo far sentire al nostro pubblico tu mentre canti Bocelli? Ce l'hai qua sotto mano? Ce l'hai? Dobbiamo far Eh sentirla, sì. dobbiamo farla sentire tutta. Dai, 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 un Magari pochino. un Un pezzettino, pezzettino, non è vero, dai. ma ce l'ho sul Va bene, va cellulare, bene, va bene, ma facciamolo sentire, dai. vero? Allora, vediamo un pochettino, dai. Ecco qua, vediamo. Scusate, quindi facciamo una cosa. Eccola qua. Però naturalmente facciamo solo un Sì, pezzettino, che poi se no si fa mattina. ecco la voce di Vincenzo. Ma andiamo avanti.
ascolta, probabilmente il si finale che sì, vorrei far ascolta. Sentire. Sì. Questo è un sì, non un do. Grande acuto di Vincenzo, grandi applausi. Ecco, noi abbiamo chiamato questo programma un'intervista a misura d'artista perché vogliamo scoprire tutto di un artista come te, in questo caso Vincenzo. Ecco, parliamo un po' da quando inizia. Un artista con la minuscola. Vabbè, però io so che tu hai fatto anche programmi a livello nazionale, televisivi, vuoi raccontarci qualcosa? Non più regionale, per Sardegna 1, ho fatto qualche annetto fa, ma con vari artisti, tra cui all'epoca di non so se vi ricordate, Marco Milani, Mandi, no? Sì, il periodo dove lui ha lavorato anche con il balletto della Gatta la Volpe del Bonolis, sì. La zingola della Rai, eccetera, eccetera, per cui Franco Dolce del Tele Monte Carlo. Però, e così via. E quindi anni buoni della televisione. Tempo fa, stiamo parlando di qualche annetto fa, quando anche io lavoravo così per una televisione privata che è Sardegna 1 in Sardegna. Esiste ancora questa televisione? Sì, esiste ancora. Quindi possiamo risalire alle tue origini. Ecco, tu dicevamo, hai sempre cantato canzoni di altri o ti sei cimentato? No, solo canzoni di altri. Ecco, solo quindi non sei né autore né compositore? No, perché devo dire la verità, non ho avuto mai tempo, perché ero molto impegnato e veramente ho lavorato tantissimo con la musica, per cui... Ecco, tu canti o anche suoni qualche strumento, Vincenzo? Ma diciamo che io ho iniziato con chitarra voce, sì, in un gruppo, però poi per forza maggiore, come dicevo prima, per passare, diciamo così, dal andare con i tempi, a passare con i tempi, perché era richiesto dopo un periodo di piano bar, quindi massimo sì, due elementi, no, per gli alberghi, gli hotel, il grande hotel, eccetera. Per cui per forza maggiore ho dovuto un attimino mollare un po' la chitarra per prendere, studiare un attimino un po' le tastiere, non piano ma tastiera, no? Quindi ho fatto un po' di scuola di quello e poi piano piano, quindi voce, tastiera. Ecco, quindi hai sempre lavorato in Sardegna, nelle tue serate? Ma ultimamente sì, perché attenzione che io sono siciliano, sì, di origine siciliana, e sono arrivato in Sardegna. Ah, successivamente. Sì. Per amore magari? Per amore, per musica, per tante cose. E quindi poi... Ecco, parlaci un po', ma in Sardegna c'è occasione per gli artisti di lavorare, di svolgere la loro attività? Ma diciamo che in Sardegna sono parecchi alberghi, sì, sono parecchi alberghi, sono parecchi hotel, tutti a riva al mare, quindi posti bellissimi. Quindi se uno ha la stoffa, sì. Sì, ce la fa. Trova. Ecco, io sto inquadrando questo teatro, quindi adesso io vorrei ritornare all'inizio dove siamo partiti per raccontare la tua esperienza qui a Costa Pacifica. Quindi come si è svolta questa selezione, Vincenzo? Tu sei stato selezionato tra tanti, quanti eravate? Sì, allora c'erano circa una cinquantina di persone, quindi siamo stati selezionati in sette. Sì. Che poi ieri, appunto, come dicevo, si è svolta una serata finale. È stata proprio la finale. Diciamo una cosa molto carina, una bella esperienza, quello che dicevo prima. Ecco, io voglio entrare un po' nei particolari. Sì. Quindi ogni cantante aveva l'occasione di cantare una canzone. Esatto. Ecco, tu però mi dicevi che questa canzone non è stata scelta da te. Come si è svolta la situazione? Beh, diciamo che siccome il tempo, non può darsi che abbiano anche ragione loro, sul fatto i tempi sono molto stretti. Esatto. Per cui quando si va a selezionare il brano, non si va a selezionare il brano che tu vorresti cantare o che ti piacerebbe cantare, ma bensì ti danno una scaletta del gruppo che deve esibirsi con te, no? Sul palco. Quindi la fregatura, tra virgolette, sì, tra virgolette nel senso buono, è che magari ti ritrovi dopo, già selezionato così da tutti, a dover gestire una canzone che magari o che non ti piace o che non hai mai fatto. Per cui devi scegliere tra questi, adesso non ricordo, 15-20 brani che erano, per cui c'erano soltanto tre canzoni italiane.
E noi, siccome siamo comunque in mezzo al mare, in mezzo alla gente francese, cioè di tutte le razze, e tu hai scelto, beh, io volevo scegliere una canzone italiana. Bravo. Però di ad effetto, ad effetto, esatto. Non una canzone inglese. E quali c'erano sulla scaletta? Ma come canzoni italiane, sì, praticamente ce ne erano solo tre. C'era un Ramazzotti, uno di Ramazzotti appunto, uno di Zucchero e poi Mina, che poi alla fine ho dovuto scegliere io. Che è l'interpretazione di Mina di Sì, nel cielo una stanza. Esatto, che secondo te non era adatto al tuo stile che io facevo 30 anni fa, ma diciamo così che... Allora, se questo è un brano che fa parte di un repertorio, perché è una bellissima comunque canzone, eccetera, ma secondo me, il mio modesto parere, non era una canzone da presentare, una come dire serata, una finale. Potevi avere un brano migliore che ti spendava di più, però io ti ho assistito, io sono stato ospite anch'io qui in teatro e devo dire che quando tu sei salito sul palco ho notato la tua classe, la tua distinzione nel presentarti, nella tua esibizione, quindi ho subito visto in te la professionalità e quindi il brano ovviamente si capiva che non era adatto alle tue corde. Quindi tu puoi dare molto di più. Ecco, dici ad esempio, abbiamo sentito prima il brano di Bocelli, secondo te qual era il brano più adatto a te della serata che tu avresti Ma potuto? Guarda, io allora ho notato una cosa, nei teatri così dove tanta gente ti guarda, cioè... Se potevi essere libero, cosa avresti scelto? Ma guarda, semplicemente, per esempio un cocciante, un Bella Senza Anima, esatto. Ecco. Perché è una canzone d'effetto, perché dove tu tiri fuori la voce, due timbri di voce, una bella aggressiva, quindi un graffiato che è molto particolare. Quindi siamo curiosi di sentire... È molto particolare, e poi, ecco, un brano d'effetto, ecco. Che ti è mancato. Per cui... Comunque tu sei arrivato nella finalissima, perché sei stato selezionato, ecco, con chi era abbinato, che non mi ricordo, chi era il tuo... Ma con un brano, c'era, non mi ricordo neanche io, sinceramente, mi sembra, vedi, c'era un pezzo di Dalla, Caruso. Sì, Caruso. Poi la finalissima. Quindi erano quattro i brani. Esatto. E non tre. Quindi sì. Tu sei arrivato in semifinale, poi la finalissima è stata tra New York, mi dicevi. Sì, New York, una canzone francese che non ho capito il titolo. E poi il terzo chi era? Caruso. Dunque era Caruso. New York, comunque diciamo che ha vinto, poi ha vinto New York, ha vinto New York, giusto? Ecco, però dico la verità, tu hai avuto un grande successo perché la gente anche stamattina ti riconosceva lungo tutta la nostra passeggiata qui nella costa e quindi avrai senz'altro un grande riscontro da questa tua partecipazione. Adesso stiamo arrivando al termine di questa intervista, dici solo il tuo programma futuro, dai Vincenzo, che programmi hai nel campo musicale professionale? Ma guarda, io adesso gestisco per mia passione, oltre alla musica, un albergo. Ah. Quindi nel mio albergo cosa prevale per primo? La musica. Bene. Per cui tutti i grandi artisti, anche sardi. Ti verremo a trovare, dov'è questo albergo? No, Agri Hotel Morada, guarda. Come si chiama? L'Agri Hotel Morada, Villa San Pietro, 15 giro. Guarda, siamo curiosi, dopo questa intervista sì, vogliamo sentirti. Per cui c'è la possibilità appunto di vedere. È la stagione quando inizia? Sentirmi dal vivo. Quando inizia? Ma guarda, io per fortuna lavoro tutto l'anno, per cui non ho una stagione. Io ho staccato questa settimana, giusto perché ho bisogno di staccare. Però unisco le due cose, sì, il mio lavoro e la musica, perché la musica non può non mancare. Sei fortunato che puoi suonare in casa, quindi ti ringrazio per questa intervista e saluto con te tutta la Sardegna, perché qui ci sono tanti amici sardi e quindi è stato un piacere conoscerti Vincenzo e sicuramente la gente che ti vedrà avrà voglia di ascoltare i tuoi brani dal vivo, ti verrà a trovare, ti verrà a conoscere. Ciao Vincenzo, buona serata. Grazie a te, grazie a tutti, ciao. Ciao.